Here we go for our video thoughts of the day. Sì, questa cosa. Comunque, la mia nonna paterna avrebbe compiuto 89 anni. E in realtà, anche l'anniversario di matrimonio dei miei nonni, cioè, se fosse stata ancora vivente, questa mia nonna, diciamo, avrebbero fatto, mi pare, oltre 70 anni di matrimonio. Non ricordo esattamente, mi pare 72. Però, appunto, in realtà, poiché già quando morì, fece un lungo video messaggio per lei, forse appunto, cioè, no, forse invito a vedere il video messaggio che fece a dicembre, lo scorso 18 dicembre, perché insomma là dissi già una serie di cose e le dedicai. E pensate un po' che poi questa mia nonna, quando è morta proprio il 18, sempre il 18 dicembre, e tra l'altro in quel momento aveva 88 anni, quindi c'è sempre un 8 e mezzo nei nostri destini. L'8 è anche il mio numero, perché il mio nome originale è composto da 8 lettere. Io sono nato l'8 settembre e sono festeggio l'onomastico l'8 agosto, che tra l'altro è l'ottavo mese dell'anno, quindi, quindi l'8 è protagonista, soprattutto in questi periodi per noi. La figlia di mio fratello, appunto, è nata il 18 ottobre scorso, insomma. Un 8 sempre in mezzo, un grande numero, un numero poi tra l'altro veramente importante, anche il numero dell'infinito, e questo poi vediamo anche bene in Twin Peaks Return, la caffettiera, collegato anche a Philip Jeffries, come sapete, in uno degli ultimi episodi, quando esce appunto il simbolo dell'infinito, anche in quella scena in cui c'è insomma Cooper. Comunque, grande numero, spero che anche per qualcun altro abbia un significato molto importante, un pezzo che improvvisai, un pezzo che ci cantava spesso lei quando eravamo piccoli, ma diciamo, sì, se avete visto il preview, appunto, ho ricondiviso questo pezzo, ma se leggete la descrizione di questo pezzo potete capire, o vedete il video pensiero di quel giorno, 18 dicembre, potete capire meglio tutte queste cose. Sì, forse lo inserisco stesso in questo video. Allora, di nuovo in questo video, vediamo. Persona comunque molto, molto brava, molto cara, mia nonna. Beh, se rivedete questo video, comunque dissi un sacco di varie cose. E poi oggi pensavo al mio Napoli Calcio, che appunto stasera farà le 7, una partita molto interessante contro la Roma in casa. Una Roma che ha vinto l'ultima partita europea, che è andata in semifinale della sua competizione. La competizione in questo momento meno importante, ma la terza competizione europea, ma comunque sempre una competizione. Comunque arrivare lontano nelle coppe è comunque qualcosa di importante. Mourinho ha tra l'altro raggiunto un record con questo traguardo, perché è diventato l'unico nella storia, se non erro, ad aver raggiunto 12 semifinali di coppe tra Champions League, Europa League e questa coppa di oggi, se non erro 8 di Champions League e 3 di Europa League e una con questa coppa, è la Conference League, la terza coppa europea.
Comunque la partita credo che è veramente molto importante e delicata. Per noi si tratta di un'ultima spiaggia, secondo me, per quanto riguarda proprio veramente un'ultima spiaggia, un'ultima fiche. Non si può più sbagliare per quanto riguarda, non si può più giocare per quanto riguarda lo scudetto e la vittoria del campionato, perché secondo me perdere questa partita con 5 partite dopo questa dalla fine sarebbe davvero fatale. Già abbiamo perso la scorsa partita sempre in casa, tra l'altro abbiamo perso su 6 partite totali, abbiamo perso 5 in casa, pensate un po'. È paradossale quando diciamo la casa dovrebbe essere, no? La casa, cioè c'è solo la parola. Il sostegno assoluto per una squadra, comunque in generale la casa, questo significa, no? Qualcosa di familiare, invece non è mai venuto qui, cioè è venuto molto di rado questo al Napoli quest'anno. Non lo so, forse sente la pressione del pubblico, capita anche ad altre squadre, anche al Milan ad esempio, non lo so, forse hanno un po' paura, strano comunque, però appunto almeno speriamo che stasera la vinciamo, la portiamo a casa, perché appunto poi non possiamo più sperare. Già adesso è un sogno, la vittoria del campionato per tutta una serie di appunto punti che abbiamo perso in precedenza, per cui speriamo almeno che questa la vinciamo per continuare quantomeno a sognare per le ultime 5 partite, che comunque è ancora tutto possibile. Io ci credo ancora alla vittoria di questo campionato, come credo tanti tifosi, vedremo. Comunque siamo a pochi punti sempre di distanza tra noi e le prime e il Milan, ci sono 3-4 punti di distanza, vedremo, vedremo. Sì, credo di aver pensato tutto, ma al solito se mi venisse qualche altra cosa in mente, ma al solito lo aggiungo in descrizione. E poi per quanto riguarda gli altri pezzi tastiera, non so se oggi caricherò il successivo, ma se avete visto un preview, forse è sempre un pezzo di bug, vedremo. Non sono sicuro, però comunque poi nel caso lo carico, vi scrivo tutte le cose nel dettaglio, perché non sono sicuro se lo carico. Sì, nel dettaglio in descrizione. E vedete dei gain a domani.